direzione Saigon, Ho Chi Minh City. Adesso vado a prendere il bus numero 86 vicino al lago che mi porterà all'aeroporto e poi dall'aeroporto un volo di circa 2 ore e qualche cosa che mi porterà fino a Saigon. C'è questo signore dietro di me che ha appena pescato un pesce, però a me non mi sembra che l'acqua sia molto pulita qua, non lo so, c'è qualche cosa che non mi convince, magari non mi convince tanto questo sorcio morto che galleggia. Sull'autobus per l'aeroporto c'ho una sete pazzesca, mi sono dimenticato di prendere una bottiglietta d'acqua e adesso sto morendo di sete. Ho passato il controllo passaporti e in effetti dall'altra parte ci sono parecchi ristoranti tipo il Burger King, vabbè, e poi ristorantini di noodle, di pho locali, quindi penso che mangerò qualche cosa qui adesso. Salendo a bordo del Vietnam Airlines, qualcosa del genere, comunque in direzione Saigon, ci vediamo presto lì. Arrivato all'aeroporto di Saigon e ci sono già molte più pubblicità, è già un pochino più colorato l'aeroporto rispetto ad Hanoi. Adesso andiamo fuori e cerchiamo il bus navetta che porta in centro città. Ad Hanoi, uscendo, bisognava andare subito verso sinistra e si trovava l'autobus arancione, l'86, che portava in centro città per 30.000 don, mentre invece qui dovrebbe essere 20.000 don per il trasporto fino in centro città. Adesso vediamo se lo trovo. L'autobus 152 diretto verso il centro città dall'aeroporto di Saigon, Ho Chi Minh. Il prezzo del biglietto è stato 5.000 don per me e altri 5.000 per i bagagli, quindi in tutto 10.000 don, che sono ad circa meno di mezzo euro, tipo 40 centesimi di euro. La vita nei vicoli di Saigon. Questo è il Bun Bo Hue Yen Huang Yang, un ristorante a Saigon specializzato nelle zuppe Bun. Molto buona. La zuppa più saporita. Buono. Questa è l'Università di Economia a Saigon, Ho Chi Minh City. Questa è la caffetteria dell'Università di Economia. Questa è la piazza Ho Chon Rui, con il laghetto in mezzo e questa struttura al centro. Una bella architettura, ben riuscita, perché ci sono un sacco di ragazzi che si trovano qui a mangiare. Vengono qui e ci sono questi baracchini alle mie spalle dove fanno dello street food. È illegale, quindi ogni tanto viene la polizia
e loro devono sbaraccare molto in fretta. Infatti ogni baracchino è molto piccolo e facilmente trasportabile e ha dei manici per essere preso su all'improvviso e scappare via da una eventuale retata della polizia. Qui alle mie spalle l'ufficio della posta, oltre a Sasa, cioè l'ufficio della posta di Saigon, Ho Chi Minh City. Hello Sasa. Hello. Hello. Oltre a continuare a fungere da ufficio delle poste, si vedono gli sportelli, è diventato un grande negozio di souvenir per turisti. Si vendono cartoline, francobolli e piccoli souvenir vari. C'è il 7-Eleven anche a Saigon. Gli edifici qui in Vietnam sono tutti quanti molto stretti e profondi, lunghi sul retro, perché le tasse si pagano in base alla larghezza della facciata che dà sulla strada. Più è stretto il palazzo, meno tasse si pagano e non è importante la lunghezza sul retro. Il mercato coperto di Cho Ben Tan a Saigon, Ho Chi Minh City. Ho chiesto un succo di canna da zucchero. In pratica passa delle vecchie canne da zucchero e recuperano lo zucchero, lo sciroppo da là. Vabbè. Succo di canna da zucchero. Rinfrescante. Yeah, well.